È arrivata con molto ritardo la risposta all'interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Pescara che riguarda Viale Marconi. Una risposta degna di uno slalomista alla tomba, quella del sindaco, che non risponde su molti aspetti, che risponde cose anche peggiori su molti altri e che soprattutto mente su altri aspetti ancora. Dice il sindaco, i lavori su Viale Marconi sono terminati il 6 dicembre. Noi oggi provocatoriamente allora gli diciamo apri via Marconi alla circolazione e in particolare le rotatorie che devono consentire il passaggio dei mezzi pubblici. Perché non si apre se i lavori sono terminati? Perché in realtà i lavori non sono terminati. Servono ancora impianti semaforici intelligenti a quattro incroci, da via Spaventa fino ad arrivare a via Pepe. È solo che i soldi non ci sono, perché questo appalto, che doveva costare 970.000 euro più IVA, secondo la progettazione del centro-sinistra, è stato cambiato, stravolto, portato a quattro corsie, realizzate queste rotatorie col buco al centro, e ora costerà circa 1.750.000 euro quando saranno terminati questi lavori. Lavori che dovevano durare 189 giorni, siamo a 818 giorni e il lavoro di Viale Marconi non è ancora terminato. Nessuna risposta per quanto riguarda gli affidamenti diretti sempre alle stesse ditte, nessuna risposta sulle contestazioni che non sono state fatte e soprattutto alla domanda più politica che hanno rivolto i consiglieri comunali, cioè quella se l'amministrazione comunale di Pescara avesse aperto un focus visto le anomalie del settore lavori pubblici su Viale della Pineta, su Via Marconi, sul lungomare sud e nord, nessuna risposta neanche su questo. Il fallimento totale della giunta Masci significa che neanche Babbo Natale porterà Via Marconi a Pescara.